Ciao ragazze, che giornata uggiosa oggi! Per questo ho deciso di organizzare un po' il mio guardaroba e vedere quali sono, secondo me, i capi must have che dovremmo avere tutte nel guardaroba per l'autunno. Alcune, diciamo, tipologie di capi d'abbigliamento, ma non solo, anche accessori e scarpe che dovrebbero essere nel nostro guardaroba per aiutarci appunto ad affrontare questa stagione. Adesso facciamo una carrellata assieme partendo proprio da quella che sto indossando in questo momento, ovvero la camicia di seta. La camicia di seta quest'anno è un grande trend, è bellissima perché io trovo che in queste giornate così uggiose dove manca un po' di luce restituisca invece una luminosità differente, per cui ci aiuta un pochino a riacquistare quella luce che invece durante l'estate, diciamo, è naturale avere anche se indossiamo il cotone, mentre in questa stagione la seta proprio con la sua lucentezza crea dei bagliori che ci aiutano un pochino, per cui se avesse una giornata particolarmente, diciamo, uggiosa o triste, anche se devo dire che a me piace molto l'autunno, lo trovo molto cosy, molto coccolo, dicevo, questa tipologia di camicie che c'è in tantissime colorazioni, diciamo, ci aiuta proprio a restituire un po' di luce, a riacquistare un po' di luce e ad essere più luminose. Io trovo che sia davvero bellissima, fra l'altro anche sotto i maglioncini oppure sotto i cardigan, perché allora viene mitigato tutto questo bagliore che invece è perfetto magari per la sera o per qualche momento particolare di festa e nello stesso tempo, diciamo, riesce però ad illuminare anche sotto un maglioncino. Bellissima invece da utilizzare appunto durante le prossime feste, perché con lo splendore delle lucette e lo splendore delle candele vi renderà veramente luminosa ed elegante sempre. Fra l'altro c'è, dicevo, in moltissimi colori, i colori principali sono questi così naturali per questo autunno, ma bellissima per esempio anche rosa o bianca o qualunque altro colore voi vorrete scegliere, perché io ne ho vista una, un rosso scuro, un rosso quasi vino, davvero davvero meravigliosa. Un altro capo davvero fondamentale per questa stagione è sicuramente il trench, ne abbiamo appena parlato, infatti vi lascio qui il mio video dedicato appunto ad un overview di quelli che sono i trench della stagione, ma il trench davvero è uno di quegli indumenti che per l'autunno non possiamo lasciare da parte assolutamente, ci aiuta appunto a proteggerci dal freddo, ma soprattutto si adatta benissimo a qualunque sia il nostro outfit, sia che l'outfit sia, diciamo, sportivo con una scarpa da ginnastica, una trainers, una sneakers o diciamo è un maglioncino, anche una felpa con cappuccio, perché no? Oppure che sia elegantissimo anche per l'ufficio, anche per uscire con le amiche, perché il trench appunto si adatta benissimo grazie alla sua forma, alla sua fattezza, a qualunque sia la nostra necessità. Fra l'altro ce ne sono ovviamente di diversi segnati, io ne ho scelti anche di varie dimensioni, per cui uno oversize si adatta veramente a tutto e vi protegge proprio, come dico io, un po' a capanna, per cui potete inserire sotto al trench oversize qualunque cosa, anche un maglione diciamo importante, mentre ci sono dei trench più asciutti e più femminili che sono bellissimi perché si stringono in vita, quindi mettono proprio in evidenza la vita, e quindi quelli possono essere invece più adatti per momenti un po' più chic, momenti nei quali volete, che ne so, uscire con le amiche piuttosto che affrontare la vita lavorativa, affrontare la vita di tutti i giorni, dipende proprio da come vi sentite in quel momento. Un'altra cosa, proprio perché è fondamentale coprirsi in questo periodo, però come insegna la nonna, coprirsi a cipolla significa coprirsi di strati, la cosa fondamentale che io utilizzo sempre in autunno è il cardigan leggero, il cardigan sottile, lo infilo sotto qualunque cosa, significa che anche se io indossassi per esempio questa camicia e il mio trench, probabilmente durante la giornata starei benissimo, però verso sera ci sarebbe un po' freddo. Allora il cardigan sottile mi permette di essere piegato nella borsa oppure di essere indossato proprio sulla camicia e poi portare il trench con me, mi permette di creare questo strato di calore e di protezione che va quindi a coprirmi un po' di più della camicia da sola e nello stesso tempo non si vede dal trench, per cui è veramente sottile. Fra l'altro io l'ho di vari colori, io ve lo consiglio di cashmere perché il cashmere è un filato perfetto. Ovviamente basta fare un investimento, io ne ho uno nero e uno color crema in cashmere, devo dire che quello nero ce l'ho veramente da tantissimo tempo ed è un investimento che dura per sempre, per cui voi lo potete veramente infilare ovunque, poi lo infilate sulla camicia, così è sempre elegantissimo e vi proteggerà da qualunque tipo di umidità di questo periodo, diciamo. Ragazze, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare aggiornati su tutte quelle che sono le attività della community.
E vi lascio giù il link per iscrivervi alla newsletter, quella di novembre è in uscita proprio adesso. Voi l'avete ricevuta? Un'altra cosa grande ovviamente che serve per l'autunno è la borsa, e la borsa serve davvero abbastanza grande. Perché? Perché proprio perché dobbiamo portare con noi varie cose, insomma, sarà fondamentale portare con noi una borsa che possa contenere perlomeno appunto il cardigan di qui sopra, di cui stavamo parlando, e anche un ombrello, un ombrellino di quelli che si chiudono, perché così sarete, diciamo, coperte per tutto l'anno. Poi devo dire che io amo portare con me anche la mia agenda, che so è un pochino age come attività, però io adoro sempre avere un notebook con me, soprattutto in questa stagione. Cerco di carpire, diciamo, ispirazione un po' ovunque, poi mi piace molto scrivere, per cui porto sempre con me anche l'agenda. Ergo, la borsa deve essere più o meno una tote bag. Se non riuscite proprio con le tote bag, quelle grandi, io le utilizzo spessissimo per lavoro, per esempio, vi consiglio una borsa perlomeno, diciamo, di dimensioni medie, in modo che sia utile nello stesso tempo che abbia però una tracolla, perché se doveste veramente, non lo so, muovervi per shopping, per esempio, andare a fare le spese semplicemente, fare una passeggiata con un'amica, ecco, una cosa fondamentale è che possiate essere anche comode, per cui se c'è la tracolla, diciamo, è molto più pratico, perché con il trench poi si sposa benissimo, e quindi insomma è diciamo la soluzione ideale per questo periodo. Una borsa che funziona molto bene infatti in questa stagione, che però devo dire non è una borsa che può contenere un ombrello, quindi io ve la propongo solo se voi siete amanti delle borsine un po' più piccole, invece è la camera bag. Grazie a qualcuna di voi ho imparato proprio il nome corretto di questa tipologia di borse. La mia in realtà si chiama proprio come nome saponetta, me l'hanno regalata alcune amiche e io ne sono innamorata, e devo dire che questa per le passeggiate, soprattutto in questa stagione, è una crossbody che va benissimo, perché all'interno si possono mettere varie cose e contiene veramente molto. Purtroppo non può contenere l'ombrello perché è piccolina, appunto. Un altro elemento che davvero è sempre da portare con noi durante l'autunno è un foulard. Un foulard che pian piano può diventare un po' una pashmina o può diventare anche una sciarpa vera e propria, dipende da come procede appunto l'autunno. Però un foulard di per sé vi salva in tantissime situazioni. Vi salva da un vento improvviso, perché legato al collo dà sempre un tocco di charme, un tocco di eleganza, e poi aggiunge appunto anche un po' di colore. Vi salva anche da una improvvisa pioggia, perché sui capelli è molto bello e fa un pochino anni 50. È vero, però a me piace moltissimo l'idea di potersi coprire con un foulard. Fra l'altro, se è di seta vi coprirà davvero da una prima pioggia veloce, ecco, una prima corsa verso l'auto, qualcosa di questo tipo. Sicuramente il foulard è una di quelle cose che aggiunge colore, aggiunge un po' di una sferzata di vita alle nostre giornate. E poi a me piace moltissimo anche legato sulla borsa. Vi lascio anche per questo il mio video dedicato agli accessori, a come elevare il look con gli accessori, dove facciamo un overview completo di quelli che sono appunto gli accessori che possono aiutarci a migliorare il nostro look o a completarlo nel modo migliore. Un'altra cosa della quale non possiamo assolutamente fare a meno durante l'autunno è di un paio di stivaletti antipioggia, sì, quegli stivaletti non in nabuc, che siano di pelle, di cuoio, ma che siano meglio se verniciati, ecco, meglio se di cuoio comunque abbastanza importanti, con una suola abbastanza importante, proprio che ci permettano di sopportare una pioggia, di poter camminare se ci sono delle pozzanghere, e che nello stesso tempo siano comodi, riescano ad accogliere sia una calzina sottile ma anche una calzina, come faccio io spesso, un pochino più calda, un pochino più comoda per quanto riguarda appunto le giornate più fredde. Se passate come me tantissime ore sedute in ufficio davanti al computer, è importantissimo che i piedi siano caldi, per cui scegliete sempre uno stivaletto nel quale non solo state comode ma anche che possa accogliere appunto una coccola, tipo una calzina di cashmere, una calzina di lana, in modo da poter rimanere al caldo anche per tutte le ore dell'ufficio. Ricordatevi che la prima persona che ci deve coccolare siamo proprio noi, per cui queste piccole scelte comfort facciamole proprio pensando a noi stessi. Sarà bellissimo poterle fare, e poi quando ci troveremo nella situazione, per esempio in ufficio, in un momento nel quale stiamo scrivendo e ci sentiamo proprio bene, è bellissima questa cosa, perché in un certo senso ci autoringrazieremo. Insomma, in questo momento è davvero importante cercare di coccolarsi, di proteggersi un po' da questo cambiamento di clima, perché anche se non si dice, è un po' difficile per tutti, ecco, si passa dalle giornate meravigliose di sole al freddo, alla pioggia, e quindi è bello poter avere dei momenti un pochino di hygge, come dico io, dei momenti nei quali ci si coccola, ci si abbraccia, ecco.
Un altro elemento must have del nostro guardaroba è sicuramente una cinturina sottile di cuoio. La cintura di per sé è un elemento importante, infatti io ne ho già parlato in vari video, a me piace moltissimo, però avere questa cintura di cuoio che riesca a, diciamo così, ad aiutarci a dare grinta ai nostri outfit, che si abbini un pochino agli stivaletti che ne abbiamo acquistato, ma che anche termini un pochino quello che è l'outfit di un pantalone e una camicia semplicissimi, è una di quelle cose che direi, se dovessi contare sulle dita, diciamo, gli elementi che voglio inserire nel mio guardaroba per essere sicura di avere una base sulla quale poi, diciamo, creare tutto il mio outfit, ecco, la cintura sicuramente sarà un pezzo nel quale io andrò a investire, perché è una di quelle cose innanzitutto che di buona qualità dura moltissimo e poi davvero aggiunge un po' di grinta, aggiunge un po' di luce con qualche fibbia magari dorata, a me piace così, oppure argentata, come la sentite più adatta a voi, però aggiunge veramente un po' di grinta a tantissimi outfit. Dicevo sottile perché sarà bellissima sui pantaloni, ma sarà bellissima anche sugli abitini. E se riuscite a trovare una tipologia un pochino cross fra le due, sarà utilizzabile in entrambi i modi. Vi do un consiglio: se utilizzate una cintura normale sugli abitini, per tenerla ferma, visto che non ci sono i passanti, inserite un elastichino dello stesso colore della cintura, lo avvolgete 2-3 volte e poi vedrete che diventerà un passante molto comodo e quasi invisibile. Un'ultima cosa che vi voglio, diciamo così, dare come must have di questa stagione è un tocco di colore beauty, perché io inserirei sicuramente all'interno di quello che è, diciamo, la mia lista dei must have di questa stagione, inserirei un rossetto. Allora, come vedete, io non uso colori molto forti, molto caldi, perché la mia carnagione, i miei colori non me lo permettono, però mi sono concessa comunque una tonalità rosata abbastanza, diciamo, intensa, per aggiungere un po' di colore a quello che è anche il mio viso, di quello che sono i miei colori naturali. Bellissimo se voi potrete, grazie ai vostri colori, osare invece scegliervi una tonalità calda, una tonalità colorata, perché trovo che intanto stiamo andando verso il Natale, quindi vedrete che il rosso sarà veramente caldissimo quest'anno, ma poi trovo davvero che in una giornata un pochino piovosa aggiungere una tonalità così di colore alle nostre giornate, come per esempio, se non ve la sentite sul rossetto, bellissimo anche un tocco di smalto che io farò presto. Ecco ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, abbiamo fatto una carrellata su tutti quelli che sono, secondo me, i must have da avere nel nostro guardaroba quando si va ad affrontare l'autunno e quando si affronta un po' questa stagione. Alcuni pezzi davvero fondamentali da tenere con noi e da avere per poi iniziare da lì a costruire proprio il nostro stile. Vi lascio un video dedicato a quelle che sono le calzature appunto di stagione e vi mando un grande abbraccio. A presto!